Johnny Danna. Sì, allora, credo sia stato un congresso in cui ho visto una qualità di congressisti, una qualità umana, emotiva e politica molto 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 alta, soprattutto dal punto di vista emotivo, che è un ottimo presupposto per fare anche cose interessanti. Una maturità dei congressisti nettamente maggiore rispetto a quella dello scorso congresso. Ho visto da parte di Rita una disponibilità notevole nel voler accettare la candidatura astenendosi sulla mozione generale, quindi è stato un atto molto, molto importante, molto generoso, che l'ha riportata in auge rispetto alla presentazione che ne era stata fatta della candidatura di Rita, che per i metodi l'aveva offuscata. Con l'accettazione di voler lavorare con quella mozione astenendosi, con una presidenza probabile di Laura Arconti, mi auspico Laura Arconti, e con Valerio Federico, credo che ci siano i presupposti per fare lavoro di sintesi. Spero e veramente auspico in tutti i modi che certi atteggiamenti, certi atteggiamenti, certe brutte modi di fare, certi attacchi da parte della dirigenza del transnazionale, diciamo così, capiscano e metabolizzino quello che è venuto fuori da questo congresso, che non è assolutamente e non vuole minimamente delegittimare né una storia né un'immensità politica e né una egemonia culturale. E quindi spero, appunto, e auspico e prego veramente Marco Pannella, Maurizio Turco, Sergio D'Elia di farsi carico anche di accettare quelle che non sono attacchi, non sono delegittimazioni, ma sono assolutamente proposte per rilanciare l'iniziativa radicale. Grazie Johnny Danna.